Giorno 4 e 5 li mettiamo insieme davanti a un chai, la nostra alcova, il minivan, perché ieri abbiamo fatto solo un gran bel trekking, Preikestolen, la roccia a pulpito, luogo iconico della Norvegia del Sud che si affaccia sull'Isefjord, il fiordo della luce, posto spettacolare, non serve davvero usare parole perché veramente ti toglie il fiato, un po' affollato, un po' tanti turisti, ma sono uno, solo fa andare bene. E poi oggi abbiamo iniziato a guidare verso nord e esplorare i fiordi del sud della Norvegia. Bellissime, cioè guidare su queste strade con le montagne che si tuffano a picco sul mare, perché è mare, poi tutte le cascate che si trovano lungo la strada, bellissimo. Poi pioggia, 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 maltempo, ma è così, insomma, la Norvegia bisogna farsela andare bene così com'è. Stati impazzite per la bellezza di questa natura, ma abbiamo trovato una brutta sorpresa, cioè strada chiusa per frana in direzione di Flam. E quindi niente, siamo qua bloccati e domattina vediamo che fare.